un uomo ha un pesce in mano e lo lascia cadere in un acquario che è lì accanto. Una volta che il pesce è in acqua, l'uomo, pensa a quanto segue. La bastonata non ha per finalità la morte. La bastonata è un dialogo. Cosa facciamo con questo coniglietto? Stabiliremo un dialogo, dialogheremo con lui. Allora dico a mia madre, perché non ci prendiamo quella libertà sessuale che piace così tanto a mio padre? Eh? Quella che gli piace così tanto per lui, ma non lo ripugna se dà agli altri, specialmente se fanno parte del suo ambiente familiare. Mettiti qualcosa in usciamo. Questa è la prova. È la prova di cui loro hanno bisogno. Per capire che cazzo significa vivere e morire pensando con la testa di un altro. Quando penso che mia madre sta quasi per morire e che abbiamo parlato così poco, mi cade il morale a terra. Beh, però sappiamo anche che se ci fossimo visti in vecchiaia, che se avessimo parlato, ci odieremmo. Qualunque strada scegli è la strada sbagliata. E lo dico e lo ridico, qualunque strada scegli è la strada sbagliata. Mentre vive per... Ma che cazzo stai facendo, coglione? Hai interrotto lo spettacolo. Come sei vestito? Pagliaccio. Imbecille, Simona, per cortesia, togli lei. Giusto il tempo di ricevere il colpo, in realtà. Due secondi, non di più, 2 secondi della sua vita con la sua testa. Dare una bastonata, no? Degli occhi, tanto quanto dare una bastonata a un grande uomo. Non si deve mai bastonare per ordini morali. Te l'avrebbero dovuto chiedere. Procreare è l'atto più significativo della natura, è anche l'atto più irrazionale della natura, poiché in noi si procrea senza preoccuparsi minimamente dell'opinione del futuro abbandonato al mondo. Siamo uguali agli animali. La coscienza sviluppata si riduce a poca cosa privandola della scelta originale. E poi a che serve all'uomo questo cervello da gallina se non per fare sistematicamente scelte sbagliate? I gemellini cascano a terra, il poi comincia a calpestare e li sta facendo a pezzi. Ecco che cosa succede se devo aiutare un cavallino. È pur sempre un cavallo. E il cacio di un cavallo te la spacca quella testa di cazzo di gemellino di merda. Ma da dove cazzo venivano sti due gemellini che fino ad un attimo fa non c'era nessun bambino in tutto il parco da far salire sul pony? Io li guardo disperati perché devo salvare il pony dal supplizio e non ci sto riuscendo. Invece i genitori dei gemellini battono le mani felici, ridono, sono allegri. Il fotografo invece si incazza da fiera. Fermi figli di puttana che altrimenti la foto viene mossa dopo non la volete pagare. Ecco il bel mezzo di questa esaltazione di merda per la foto con il pony. Io mi decido! Lascio il cibo. Bisogna scegliere tra mettersi da parte definitivamente, spararsi un colpo qui in piena faccia, oppure restare e cambiare tutto. Mentre gli altri invece schiantano sotto il peso di questo schifo di vita, di questa noia, di questa merda, di questa ma non è la discolpa che io doveva essere lì, perché nessuno poteva essere lì. Lui scelse il momento di raccoglimento maggiore e si sparò, si impiccò, si fece esplodere. A tutti gli amici che si sono tolti la vita senza avvertire. E per tutti quelli morti a causa della malattia.
io ammazzerò questo fottuto pesce. E ammazzerò questo fottuto criceto che è in questo acquario. E me li mangerò. Per voi. Perché siete venuti. Ciò che è comune all'uomo non può essere questa cosa.